Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati su Pokémon X. Ci troviamo dentro il varco del percorso 15 e niente, appena usciti dal varco arriveremo direttamente a Frescovilla. Quindi parliamo con questa gente che c'è qui dentro, vediamo un po' che ci dice. Il vantaggio dei mulini a vento è che funzionano con il minimo soffio di vento e, se necessario, anche grazie a uomini e Pokémon. Brava. Disattiviamo il repellente. Comunque, abbiamo quest'altro tizio che ci dice: entra nel Team Flare e il tuo futuro è assicurato, dicono. Comunque, lei ci dice: giovane avventuriero, non fermarti. Noi non ci fermiamo e usciamo dal varco per poi arrivare a Frescovilla. Una... Fresco, vi dice niente? Sta pure nevicando. Comunque, gente, ci sentiamo chiamare ad un certo punto. Ehi, Dark, chi sarà mai? Oh, è il professor Platan insieme a Dexio. È un po' che non ci si vede. Come va? Sai, quando ero giovane ho viaggiato molto e ho incontrato varie specie di Pokémon. Inoltre mi sono divertito a scoprire e assaggiare le specialità culinarie di ogni località che ho visitato. Ed è così che sono diventato un esperto dei vari caffè di Kalos. Professore, Dexio, non interrompermi, sto arrivando al punto. Ti ricordi dei Pokémon di cui parlava Elisio? Sì. Bene, bene, sei molto in gamba. I Pokémon leggendari di Kalos, uno di essi è Xerneas. Tutto ciò che sappiamo dagli scritti su questo Pokémon è che chi lo incontra viene sopraffatto dal suo potere. Inoltre sembra che abbia una forma simile a una X. Chi l'avrebbe mai detto? Sembra che sia in grado di controllare ogni forma di energia che possa rinvigorire Pokémon e piante, donando loro nuova energia vitale. Che Pokémon straordinario, dove sarà adesso? Sembra che i Pokémon leggendari di Kalos, una volta esaurita la loro energia vitale, vadano a nascondersi in un luogo sconosciuto e sprofondino in un lungo sonno, anche se le fonti che ho citato prima infatti risalgono ad almeno 1000 anni fa. Dark, sarebbe fantastico se tu e i tuoi amici riuscireste a trovare un Pokémon leggendario. Per chi non lo sarebbe fantastico. Cioè, è molto super trovare un Pokémon leggendario. Comunque, se scopro qualcosa te la farò sapere. Ah ah ah, se tu e i tuoi amici riuscireste a trovarne uno sarei felicissimo. Però non sentirti obbligato. Questa avventura è tua e dei tuoi Pokémon. Quindi innanzitutto devi viverla a modo tuo e divertirti. Bene, il professor Platan è un tipo abbastanza ambizioso. In pratica ci sta dicendo: cattura Xerneas. No, basta. E il professore se n'è già andato? Peccato, avrei voluto che vedesse il mio Pokédex di persona. Beh, posso anche farlo valutare attraverso il PC del centro Pokémon. Bene, andrò in ricerca di altri Pokémon nella caverna gelata per completare il mio Pokédex. La caverna gelata praticamente si trova a nord di Frescovilla. Questa tizia: salve, una bottiglia di latte Mumu costa 500 poche soldi, può essere utile per il tuo viaggio? Dammela una dozzina. Otteniamo il latte Mumu. Ok, spero di vederti presto. Entriamo dentro il centro Pokémon. Curiamo il nostro team, dato che comunque non abbiamo avuto tempo. Bene. Nella caverna gelata sta succedendo qualcosa di brutto. O forse no. Boh, se non lo sei te. Qui c'è il tizio dei poteri O, il nostro fratello. Vai. Ci regala il potere precisione livello 1. Ci si becca in giro. Di qua abbiamo quest'altra tizia. Ehi tu, dai questa baccacedro a uno dei tuoi Pokémon. Ce ne regala una. Perché non darla a un nostro Pokémon? Diamola. Ah, Greninja. Sì. Bene, usciamo dal... usciamo un attimo. Devo comprare i repellenti max. Io non ci sto con quei cosi. Ne compriamo... 35. Se ne vanno i money di nuovo.
Bene ragazzi, di qua abbiamo un ponte, sì, che ci porta al varco successivo. Ah, le rovine, mi hanno sempre affascinato. Comunque, usiamo i pattini. Di qua possiamo trovare un pescatore. Quest'acqua viene dalla caverna gelata, sembra che i Pokémon ne piaccia nuotarci dentro. Qui abbiamo... Troviamo una gran radice, comunque ci troviamo in un orto. Mi piace lavorare nei campi, coltivare la terra mi fa sentire parte della natura. Mi sa che ti abbiamo schiacciato il terreno. Comunque, esploriamo un po' Frescovilla, vediamo un po' tutti i lati di questa città. Comunque, parliamo con questa bimba. I Pokémon sono fantastici, possono imparare o dimenticare una mossa in un attimo. Oh, ciao, io sono Perbacco, non mi ricordo più chi sono. Ah, sì, che sbadato, sono Amnesio, il cancellamosse. Sei qui per far dimenticare delle mosse ai tuoi Pokémon? No. Comunque, siccome... è probabile che voi tutti vi scervellerete per cercare questo eliminamosse, sta proprio qui a Frescovilla, quindi non dimenticatelo. E invece accanto c'è... io sono Mnemosia, la ricordamosse, quindi stanno tutti in una casa. Ma in cambio vuole una squamacuore. Noi momentaneamente non ce l'abbiamo, ma comunque non mi serve molto a eliminare e ricordare mosse dei Pokémon. Girano le pale dei mulini, gira la ruota del destino. Ma certo, le lotte a rotazione sono come mulini, come il destino voglio dire. Molto confusa. I Mamoswine sono incredibili, sono sopravvissuti a 10.000 anni, intrappolati nel ghiaccio. Wow. Entriamo in quest'altra casetta. Vediamo un po' che ci dicono. Ehi tu, hai un po' che... è un Pokédex quello, vero? Quanti Pokémon di Kalos Montana hai trovato? Oh, 22, quanti... Quando ne avrai trovati almeno 70 ti darò un bel regalo. Sì, stane certo che ritorneremo. I cattivi dicono sempre che vogliono conquistare il mondo, però una volta conquistato non deve essere mica facile badare a tutti. C'hai ragione tu. Leo! Usciti da questa casa, entriamo in quest'altra. Vediamo un po' che c'è. A volte mi diverto a cercare le differenze tra due Pokémon simili, oppure gli aspetti simili di due Pokémon diversi. Ad esempio, sai dirmi quante cose hanno in comune Tynamo e Motim? No. A certe persone piacciono i Pokémon piccoli, ad altre quelli più grandi. De gustibus. Vuol dire, saranno gusti, qualcosa di simile in francese. Quando parlo di Gougeist... Che cazzo è? Gourgeist, giganti... Non mi crede nessuno. Go, che cazzo ha detto? Non lo so. Di qua abbiamo il mulino. Guardate che vista fantastica. Questa qui la uso come miniatura. Sì. Usando i pattini dove si arriva? Mi sa che si arriva all'inizio. Maledetto io. No, vabbè. Saliamo di qua. Siamo di nuovo lì. E niente, praticamente siamo arrivati alla caverna gelata. Da questa parte c'è un allenatore. Lo sfidiamo. Brr, che freddo! Ehi tu, dammi una mano! Scaldiamoci con una lotta. Va bene, va bene. Goran Montanaro, mette in campo Vibrava. Che cosa? Porcellone. Con Charizard usiamo Ira di Drago. Vibrava usa Stridio. Contrattacchiamo ancora con Ira di Drago, dai. Va bene così. Vibrava usa Terra Tempesta. Perfetto, abbiamo una tempesta di sabbia, allo stesso tempo una grandinata. Concludiamo con Ira di Drago. KO il Vibrava avversario.
questo punto vinciamo sul Montanaro. Ti sei scaldato? Perfetto. Di qua, usando surf, no. Il fatto è che non abbiamo cascata. Poi come cazzo risaliamo? Di qua non c'è niente. Comunque, arrivati a... guarda un po' chi c'è. Ti va di provare una lotta aerea? È la mia specialità. Ok. Oh, Ali. Fendente della neve, liberatevi sul cielo gelido. Vediamo un po' chi mette in campo. Fiore aereo allenatore. Ha due Pokémon. Il primo è Carnivine. Io ho Charizard. Usiamo lanciafiamme sul Carnivine. Boom. K.O. Prossima scelta dell'aereo allenatore. Chi sarà mai? Swanna. Cambiamo e mettiamo... Ho due tipi fuoco volante. No, potevo usare la mega evoluzione. Vabbè. Perché a volte non penso a certe tecniche, porca troiona. Usiamo volo. Ma se stiamo già volando, perché usiamo volo? Domande stupide. Ok. Dimezziamo i punti vita di Swanna. Automaticamente usa... Cos'era? Idrovampata? Boh. Ci mette agli estremi. Ricorriamo ad acrobazia. Boom boom. K.O. Swanna. Livello 46 per Talonflame. E vinciamo l'aereo lotta, si può dire? Sì. Andiamo via. Di qua abbiamo un tizio con il suo Mamoswine. Che succederà mai? C'è qualcosa che non va nella caverna gelata, Mamoswine? Swine! Che succede? Allenatore, sei diretto alla caverna gelata? Questo Mamoswine di solito porta i viaggiatori lungo il percorso 17, ma ultimamente se ne sta immobile davanti alla caverna gelata. I Mamoswine prediligono i climi freddi e vivono in sintonia con l'ambiente che li circonda. Questo Pokémon sembra avvertire qualcosa di insolito nella caverna gelata. Che succederà mai? E tu chi sei? Mi chiamo Trovato. E io e gli altri ragazzi siamo stati incaricati dal professor Platan di aiutarlo a catalogare i Pokémon che vivono nella regione di Kalos. Ah, per questo state andando alla caverna gelata? Lì dentro c'è qualcosa che preoccupa il Mamoswine. Fate attenzione, ok? Ok, grazie. Super Dark, tu cosa fai? Io vado a prepararmi. Noi quindi entreremo dentro la caverna gelata? Sì. Però soltanto nella prossima parte. Intanto comunque battiamo questo artista che mette in campo Smergol. C'era da aspettarselo. Comunque ecco Charizard. Usiamo lanciafiamme. K.O. Smergol. Vinciamo questa sfida su Tanihiko artista. Che nome. Comunque ragazzi, da questa parte, se leggiamo il cartello, per la via gelata, per la caverna gelata, scusate. Qui, sì, ci scattiamo una bella foto. Scattiamo una foto. Beh, comunque molti me l'avete chiesto, ma per ritirare le foto bisogna andare nella fotocamera del 3DS, automaticamente troverete la vostra foto lì. Io sto immortalando ogni momento di Pokémon X. Vuoi dare una mancia? Sì, dai, la lasciamo. Diamo 1000. Se li merita. Te la cavi bene come modello. Alla prossima. Ci fa anche complimenti. Comunque ragazzi, da quella parte abbiamo la caverna gelata. Noi esploreremo, diciamo, interamente questa caverna soltanto nella prossima parte. Dentro ovviamente non mancheranno tutti gli allenatori e... i vari tipi di Pokémon.
E niente, quindi The Pokédark 97 al momento vi saluta e ci si becca nella prossima parte di Pokémon X. Ciao belli!